Hola a todos e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Come state? Come sta andando la vostra settimana? Oggi è la festa della mamma e la mia prima festa della mamma, il che la rende veramente super speciale per me e sono veramente emozionata. Buona festa della mamma anche alla mia mamma che sicuramente starà vedendo questo video e también feliz día de la madre a mi suegra che también starà viendo questo video. E buonissima festa della mamma anche a tutte le mamme lì fuori che stanno vedendo questo video e se non siete delle mamme vi auguro comunque di trascorrere una splendida giornata. Comunque oggi niente super festeggiamenti, sarà una giornata molto tranquilla. Come prima cosa penso che mi andrò a preparare dei waffle al cioccolato perché sembra veramente una buonissima idea. E poi vediamo piano piano durante la giornata che cosa ci permette di fare questo bimbo. E grazie amore mio per farmi essere una mamma. E sì, mamma ti ama tantissimo, sai. Leon sta facendo una piccola siesta e io ne approfitto per mettere a posto casa. Tra la siesta della mattina e quella del pomeriggio sono quelle che mi aiutano a tenere la casa più o meno in ordine, diciamo. Quindi queste sono le condizioni in cui siamo. Questi ci arriveremo tra un minuto. Però sì, tra lavatrici, sistemare la cucina, cioè c'è un po' da fare, ecco. Quindi sì, direi non perdiamo altro tempo e andiamo subito a sistemare. Allora, molto molto meglio, mi manca ancora da sistemare i piatti, però insomma, ci siamo. Anche la sala va assolutamente meglio, tutta questa parte qui, ora lì c'ho delle cose da mettere in camera che Leon sta dormendo, quindi non le vado a mettere adesso. E qui c'ho le tende di Leon, e questo è un altro progetto, e poi vi farò vedere. La casa quindi è più o meno in ordine, io non so voi, ma non riesco a rilassarmi neanche mentalmente se la casa è in disordine. Non so che tipo di problema io abbia, però ecco, non riesco nemmeno a guardarmi la tele se intorno a me c'è il caos. Non sono super ordinata come persona, però sì, mi piace vedere la casa in ordine. Ora, tornando a noi e alla festa della mamma, perché qui stiamo pulendo e basta, quello che avevo in mente di fare oggi, dipende il tempo, è ora aspetto che si sveglia Leon, mi vado a preparare, e poi se fa mi piacerebbe uscire per andare a cogliere dei fiori, così glieli porto alla mia mamma per la festa della mamma. I fiori fanno sempre piacere. E poi volevo aprire i miei regali per la festa della mamma, la metà dei quali mi sono comprata da sola e un'altra parte me l'ha regalata Jorge. E sono loro. Loro so già che cosa sono, loro tre. Lui no, sorpresa. Ah, una cosa che voglio farvi vedere. Scusate, sto mangiando un waffle. Felipe, per chi non conoscesse, lei si chiama Felipe, ha già fatto altre due foglie dall'ultima volta che l'avete vista. E questa, che tipo ieri l'altro era piccolissima così,
è già diventata di queste dimensioni. È incredibile quanto veloce gli crescano le foglie. Questo direi che è il suo angolino felice, anche perché sta veramente esplodendo, quindi perfetto, non la muoviamo, Felipe. E meno male perché qualche mese fa quando l'abbiamo presa ha avuto un'infestazione di moscerini e quindi non sapevo se la pianta sarebbe stata bene, ecco. Invece sta benissimo, quindi sono molto felice per Felipe. Buongiorno! Chi è quel tuo nanetto che si è svegliato? Chi è quel tuo nanetto? Andiamo a raccogliere i fiori per la tua nonna? Sì? Prima che piove? Guarda come sei affascinante. Andiamo, mamma si veste. Mamma si veste. Oggi tenuta sportivissima proprio, maglietta bianca e pantaloni da yoga. Non ci si sbaglia. Il tempo ha deciso che niente fiori. Noi eravamo già pronti a partire, ma mi sa che dobbiamo ritardare la partenza, bebè. Ha smesso il diluvio, quindi anche se pioveva un pochino, però sì, siamo usciti lo stesso a fare una passeggiatina perché sì, ci sta. Siamo rimasti fuori per il pranzo, ce la siamo goduta. Adesso siamo tornati a casa e penso che ci rimetteremo a guardare un filmino. Ci metteremo in realtà io, Leon gioca nel box e intanto che aspettiamo Jorge. Sì! E poi così, mentre c'è Jorge che tiene a questo bebè, io apro i miei regali. Siamo a qualche ora dopo, Jorge è tornato dal lavoro come potete vedere e ho appena messo a dormire Leon e adesso ne approfitto e finalmente apriamo queste scatole perché sono in mezzo da una settimana tipo. Sì. Siamo armati, si può procedere. Prima domanda per voi, avete mai avuto un gioco o qualcosa che vi piaceva quando eravate piccoli che o avete avuto per qualche motivo crescendo avete dovuto lasciare oppure che non avete mai avuto e veramente lo volevate, che guardavate le pubblicità e dicevate io quello proprio lo voglio? Nel mio caso la risposta è sì a tutte e due. Ora andiamo ad aprire così si capisce meglio. Prima di tutto però voglio aprire quello che mi ha regalato Jorge per... Che è una sorpresa, questo non lo so che cos'è. Vado? Ah sì, la tonteria non si C'è una tonteria che mi va questa. è una cosa molto per la mimica che abbiamo. Ho appena finito di vedere la serie The Office. Jorge mi ha detto, cioè, quanti mesi era che mi diceva No, anche più di un anno mi sembra, più di un ormai anno e Jorge diverso. mi diceva devi vedere la serie di The Office. Ho procrastinato fino a poco fa e finalmente l'ho vista, l'ho finita tutta e quindi il mio premio è questo. Una frase al giorno tratta da The Office. E niente, ci sono tutte le varie citazioni e ora me le leggerò una al giorno. Bellissimo, cioè ti alzi con una di queste leggi, è bellissimo. Apro prima questo grande, questi li apriamo dopo. Quindi dicevo, di giochi che mi sarebbe piaciuto avere da piccola e di giochi che avevo era la casetta di Amtaro e ce l'avevo la casetta di Amtaro. E mio cugino invece aveva la parte sotto che era la clubhouse dei criceti praticamente. E a me sarebbe tanto piaciuto avere anche il sotto, però non mi ricordo se io non l'ho mai chiesto ai miei genitori, non mi ricordo com'è andata. Fatto sta che non l'ho mai avuto. Ho trovato ora alla veneranda età di 33 anni sia la casetta che la clubhouse mai aperte, erano di un collezionista. Quindi, oh mio a grandissima richiesta, cioè pensate, questa è la casetta di Antaro e questa
è la clubhouse e praticamente vanno una sopra l'altra. Le apriamo insieme, le monto, ve le faccio vedere. E poi qui praticamente abbiamo due crescettini. Guarda, Bobby, ce l'hanno incantata con l'altro regalo, lo scontrino, tutto. Ok. È un pacchettino regalo. Con la carta da bimbi, perché ovviamente si immaginano che sarà per un bimbo. Oh mio Dio! E c'è Amparo, ovviamente. È questo. Io lui ce l'avevo. Credo che avevo solo Amparo e Ronfo, era quello che dormiva sempre. Tra l'altro il criceto era in posizione orizzontale, quindi era scomodissimo giocarci. È bellissimo! L'avete mai visto Amparo? Vi è toccato? Wow! Questa praticamente ha l'involucro di plastica che si vede ha sofferto gli anni, però l'interno è perfetto, è veramente perfetto. È bellissimo! Anche il tappeto! Perché ogni criceto praticamente viene con vari accessori, quindi Amparo c'ha lo scivolo, il secchiello e la ciotolina con i semi di girasole e Sciarpina c'ha il divano che si apre, il regalo e il tappeto dietro. Perfetto. Cioè, questo è tipo degli anni 2000, forse meno? Sì, anno 2000, quindi ben 23 anni fa. Collo. C'ha sempre tutti gli stickers che si... Non credo incollino sempre perché li vedo che si stanno staccando. Allora, i vari stickers purtroppo, come immaginavo, non attaccano, quindi ora devo trovare una soluzione, mi documenterò un po' meglio. La casetta invece da fuori si vede così, questa è la parte sopra, qui sotto abbiamo la clubhouse, ci sono tutte le varie entrate segrete, qui c'è questa porticina che gira. Per l'accesso segreto. Qui ci andrebbero tutti i vari stickers, le cose. Qui anche c'è la tana segreta per lo scivolino. Cassettina delle lettere con le letterine dentro. E dentro è questa praticamente. Qui tutte le varie cosine si sfilano, si levano. Qui c'è un passaggio segreto. E la parte sotto... Ah, anche tipo a 2000 passaggi segreti, 2000 cose. Qui ci sono i passaporti dei criceti. È un criceto. Questo criceto. E ci sono tutti i vari cricetini. Ce ne ho 3. Lui veniva nella confezione con la clubhouse. Qui c'è questo ascensorino e praticamente se metti un criceto qui con il peso qua giù. Lo so che è una cavolata e quindi tipo è una cavolata, però mi fa tanto felice. E niente, noi adesso andiamo a cenare, prepariamo Leon, lo mettiamo a nanna e direi che questo era tutto per il video di oggi. Non sono neanche troppo sicura di che cosa sia venuto fuori, non so se la giornata è stata troppo caotica. Comunque sia, questa è stata la mia prima festa della mamma. Io spero che il video in qualche modo vi sia piaciuto, se volete per favore date un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per 2 nuovi video ogni settimana e noi ci vediamo domenica con un altro video. Ciao!